Allora, salve a tutti amici miei e bentornati o benvenuti in questo nuovo tutorial in cui vi mostrerò a grande richiesta, che me l'avete chiesto in tantissimi, sia su WhatsApp che anche qualche commento sul canale, ma specialmente su WhatsApp, se faccio rivedere come si applicano le rondelle sui vari modelli della PlayStation. Non c'è problema, io ho fatto qualche video. Diciamo nei video, ho fatto nei video, nei tutorial, nelle 11-15 parti, diciamo, degli altri tutorial, come si applicano, però ve lo faccio vedere nello specifico adesso su ogni modello. Per adesso io ve lo faccio vedere su questo video soltanto, per non fare molte parti, almeno ne facciamo soltanto una, soltanto su questo modello, la PlayStation 4 Fat, solo su questo modello qui. Quindi, questa versione è da 16 giga a doppie RAM, poi c'è la versione 8. Comunque, su questo modello di FAT che ha, diciamo, la parte che la clamp va sopra questa parte qui, quindi dall'altra parte, se non la giriamo, la clamp va qui e non sopra il metallo, che funge da metallo e da schermatura. Questo più che altro è una schermatura anche per la scheda madre e da appoggio anche per la clamp. Quindi, e poi farò anche l'altro modello, un altro video a breve, farò vedere anche dove la clamp va direttamente qui sopra. Quindi sopra prima va la clamp e poi dopo, su un altro modello, va la parte questa in metallo. Allora, vi spiego subito. Molto molto semplice. Quando arrivate a questo punto, che avete rimontato il tutto e avete messo anche la pasta termica, come notate qui ho messo la pasta termica anche sotto e sopra i pad termici, quindi c'è sotto poi il pad termico e poi c'è anche da questa parte. Ok, questo pad termico lo aggiungo io, sotto c'è sempre la pasta termica, sempre, e lo aggiungo sempre io per schiacciare anche i nanocondensatori, quindi la mettete anche qui sulla parte opposta. Questa pasta termica non è conduttiva non è assolutamente conduttiva di elettricità, quindi potete anche, come ho fatto io, metterla in questo modo, coprirli i nanocondensatori, quel, diciamo, di protezione del chip. Perché tanto il processore, perché tanto non succede niente. Queste sbavature invece che ho messo qui dove ci sono i fori per le viti e per farle reggere bene, per non farle muovere, sono le rondelle, queste. Allora, le rondelle, lo ripeto, queste rondelle sono, se andiamo a misurarle con il calibro, si chiamano M5 o 05 o M5. Quindi praticamente sono all'esterno, ve la faccio vedere un'altra volta in modo che. Allora, anche quelle in metallo, la stessa cosa, eh? Se noi le misuriamo all'esterno è 1 cm. Eccolo qui, ecco, 1 cm, perfetto. All'interno invece è da 0,5, quindi sono da, se andiamo ad aprirle, eccola qua. Quindi all'interno è da 0,5. Questa, eccolo qui sotto, questo qui sotto dove ho il dito, il pollice. 0,5, vedete, mezzo centimetro. Quindi sono all'esterno di 1 cm e all'interno è 0,5. Qualcuno mi ha chiesto: ma se all'interno va bene 0,5, ma l'esterno è più grande? Sì, ma è meglio evitare che sia molto larga, anche per la clamp molto larga. Meglio, queste sono proprio le sue, proprio azzeccate, che poi sono le stesse. Allora, queste sono in plastica, io ce l'ho sia in plastica, l'ho spiegato, e sia in metallo. Un aggiornamento è che sulla FAT ce ne vanno 3, quindi 4 più questa su ogni vite. Adesso ve lo faccio vedere. Allora andiamo ad applicare le due, arrivati a questo punto, voi siete arrivati a questo punto, applicherete le due rondelle di plastica, non vanno in questo caso qui dalla parte, scusate che qui ho messo la carta, altrimenti si attacca tutto, ok? Non vanno qui le rondelle di plastica, ma vanno su questo modello che la clamp va sotto, vanno qui. Una. Ok, nei fori qui dove ho messo praticamente ecco, la pasta termica per farla, ce l'ho messa un po' per farla appiccicare in modo che non se ne vadino quando metto il coperchio di metallo sopra la schermatura. Perché vanno qui? Perché succede, se no altrimenti, che se voi le mettete sotto, questa parte qua di metallo vada a toccare sui nanocondensatori o sulle piste quando viene schiacciata di più con le rondelle. Perché io non metto soltanto la vite nuda e cruda qui, in questo modo. Così, no, io vado a mettere prima non due, ma tre rondelle, quindi 3 mm di spessore, ognuna è spessa. Ah, scusate, non ve l'ho detto, ma ogni rondella spessa 1 mm, non di spessore, non di più, eh? Ok, quindi sono tre rondelle, metterò in questo caso, poi ricordatevi, la clamp è fatta così, ma anche se fosse X, c'è
Uno soltanto è più stretto, questo è uno, e uno, come vedete, è più largo di buco. Voi da quello più stretto iniziate qui, perché quello più largo è per muoversi, per mettere la secondaria. Io l'ho piegata in questo modo, vedete, altrimenti non è piegata così, la piegate voi con le mani, perché non è flessibile, per dargli un po' più di... Questa è una stupidaggine, dovrebbe essere flessibile, l'ho sempre detto io, d'acciaio flessibile. Quindi per farla schiacciare ulteriormente andate a piegarla in questo modo come ho fatto io. Una volta piegata, facciamo così, mettiamo le tre rondelle, ok? Adesso andiamo, una volta che avete messo sia le rondelle, sia i pad termici, assicuratevi che ci sia tutto, e sia anche qui il pad termico, ok, adesso andiamo a mettere la parte superiore. Mi raccomando, la parte superiore, molti non lo sanno, la mettono sotto questa, diciamo, barra di alluminio, che è la schermatura anche per le porte. Non va sotto, ma va appoggiata sopra. In questo modo, i puntini che ci sono qui di alluminio, le protuberanze, vanno sopra. In questo modo, così. Quindi l'appoggerete non sotto, ma sopra, in questo modo. Andiamo a metterla, ad applicarla. Ricordatevi sempre tutto. Vedete, non cade il pad termico che ho aggiunto. Ah, il pad termico, questo è da 2,5 cm x 2,5. È un quadrato perfetto e va bene su tutti i modelli. Spesso 2 mm, ok? 2 mm di spessore. I pad termici no, eh? Qualcuno mi ha chiesto, ma questi pad termici posso metterli da 2 mm? No. Perché da questo lato, magari pure dalla parte opposta, poi il processore non tocca con il dissipatore. Normalmente sono da 0,8, però da 1 mm vanno perfetti. Gli originali sono da 0,8, ma se li mettete massimo fino a 1 mm di spessore, non di più. Poi sono, vabbè, fanno un 0,8 x 0,8, ma anche da un centimetro quadrato è uguale, è la stessa cosa. Quindi un centimetro, uno per uno. Allora, andiamo ad applicare, dopo aver messo le rondelle di plastica sotto, che facciano da spessore tra schermatura e che non tocchino sui nanocondensatori che sono vicini, quindi fanno un po' di spessore sempre da 1 mm. Andiamo a mettere la schermatura. Assicuratevi che sia perfetta messa, ecco, perfetta, che coincida in questi, vedete, in questi, queste sono sporgenze di plastica, sia qui per dargli un centro, diciamo, per le viti. Una volta messe, assicuratevi, guardando all'interno, che dove vanno le viti, che le rondelle non si siano spostate. Quindi adesso lo faccio vedere da vicino, perché scusate, ma sono da solo, quindi eccole qui. Allora, ecco, le rondelle di plastica sono all'interno, eccole qui, una e due. Se è un po' spostata, voi andate a, ecco, a regolarla, perfetto, e non la toccate. Una volta fatto questo, riposiziono tutto, ecco qui, perfetto. Allora, riposiziono tutto, altrimenti poi... Ok, so che è un po', però ve lo sto spiegando, diciamo, più possibile, molto molto semplice, eh? Questa parte è molto molto semplice. Allora, è proprio, però dovete farla con calma. Allora, una volta messe, le tre rondelle vanno sopra, non sotto. Prima va, allora, la vite, le tre rondelle, una volta messe la mettete, sono due buchi, come notate, questo è leggermente più largo, è quello più stretto, quello preciso. Ok. Adesso cosa facciamo? Da qui abbiamo già messo la rondella all'interno, andiamo ad avvitare la nostra vite. Una volta avvitata, non avvitate a morte proprio, finché no, ecco, non gira da solo un po', cacciate che si ferma da sola, per poi la stringiamo dopo. Adesso dategli un po' di gioco, come si può notare anche con le viti strette, vedete, figuriamoci se non mettiamo le viti, ancora peggio. Quindi no, come può schiacciare dissipatore e processore se non è d'acciaio flessibile? Stessa cosa all'altra vite, metteremo tre rondelle, quindi non più due, ma è un aggiornamento questo, tre rondelle d'acciaio, queste sono di metallo, ok? E andiamo a fare questo, pieghiamo leggermente e tenendo con il dito premuto, ecco, tenendo con il dito un po' premuto, un po' di flessibilità ce le ha, però andiamo a, ok, e andiamo a stringere l'altra vite, ok, finché, ecco, tutte e due poi vanno strette tutte e due. Quindi, finché il cacciavite, ecco, non faccia questo. Se è molto preciso e continua, non lo stringete pure a morte, altrimenti si spannano, perché è alluminio, eh? Quindi, a me è il vantaggio che non è preciso, quindi mi fa questa, diciamo, frizione, ecco, e mi dice che sono arrivato. Anche dall'altra parte, perfetto. Una volta fatta questa procedura, vabbè, ricordiamoci anche di mettere il connettore della ventola, perfetto. Una volta fatta questa procedura, che avete fatto questo, si fa questa procedura qui. Allora, si mette in verticale, in questo modo. Poi andate, allora, a fare questo. Giriamola, ok?
che è più comoda, dissipatore da questo lato, ok, palmo della mano appoggiato qui, pollice in questo modo e andiamo a schiacciare molto forte. Non so se si riesce, vediamo se mi metto in un modo che stando da solo, perfetto. E andiamo a schiacciare con tutta la forza, quindi palmo della mano qui e il pollice da questo lato. Ecco, in questo modo. Ok, questo a cosa serve? Questo serve per questa procedura che io faccio a tutte le vostre console. Questa non è che la sto facendo adesso per il video, la faccio a tutte le vostre console perché io mando foto e audio in tutta la procedura, quindi ogni utente avrà foto e audio. Questo serve perché il processore con il dissipatore, ecco, sono in questo modo, c'è lo spazio dove riempie la pasta termica, va a schiacciare la pasta termica e quella in più esce ai lati. Tanto non fa niente perché questa non è conduttiva di elettricità, ma soltanto di calore. Questa pasta termica è molto buona, eh? Molto molto buona. Se dovete prenderla commerciale, vi consiglio questa, che non è, non costa molto, ma allora ve la faccio vedere. Allora, vediamo se eccola qui. Allora, se dovete prenderla commerciale, io vi consiglio questa, se non avete la mia. Non prendete MX4 e MX5 perché sono più basse di... Questa l'ho fatta già vedere in un altro video. Questo, premetto che non faccio pubblicità a nessuno, eh. Ah, scusate, no, scusate, non è questa qui. Allora, eccola qui. Anzi, vi faccio vedere anche... Andava bene anche quella, però meglio ancora è questa qui. Questa è proprio... Questa 13,8, la TF8, eccola qua. Allora, premetto che non faccio pubblicità a nessuno, è solo per farvi vedere. Eccola qui. Come si può notare, queste sono le caratteristiche. Poi le fermate 13,8, eccola, grado di conducibilità di calore. E conducibilità, elettricità, qui c'è scritto, adesso non si vede, ma c'è scritto no. Ecco, conducibilità di... non conduce elettricità, no. Quindi molto è grigia. Questa invece è quella che l'MX4 normale, ma questa pasta termica, adesso è uscita l'MX5, ma questa pasta termica ha un grado di conducibilità che è 8,5. Questa 13,8. Ok? La MX10 ne ha 10, il grado di conducibilità di calore è 10. Questa già la supera, quindi molto meglio questa. Molto anche come si attacca bene tra processore e dissipatore, quindi molto molto buona. Anche l'altra che ho fatto vedere andava bene, però questa diciamo che è quella, poi ci sono ancora più alte di conducibilità, c'è cioè, ad esempio 27, 20, cioè, ci sono migliaia di paste termiche, però questa diciamo è quella più che trovate dappertutto, commerciale non costa molto perché una quindicina d'euro, spedizione gratuita. Quindi su eBay sta questa cifra qui. Quindi se non avete... vabbè, se volete usare la MX4 o la MX5 va bene, però io vi consiglio quella perché è molto più, ha un grado di conducibilità di calore più alto dell'MX4 e dell'MX5. Allora, spero che in questo modo, su questo modello, questo video è soltanto per questo modello di fatto, quindi quella che ha la clamp sopra, ce n'è un'altra che la internamente poi va sopra, poi c'è la Pro, poi c'è la Slim, mano a mano li farò su tutte le versioni. Ma soltanto a farvi vedere come si mette la pasta, diciamo, scusa, le rondelle. Quindi le rondelle e quante ce ne vanno. Quindi su tutti i modelli di FAT ce ne vanno 3, 3 più 4 quella sotto, quindi 4 rondelle, 3 di metallo e una di plastica su ogni vite. Su invece gli altri modelli, tutti i modelli di Pro e di Slim, 2 rondelle più una di plastica, 3 e 3. Questo è l'aggiornamento che vi do. Speriamo che il video vi sia deve essere utile in modo che per fare, diciamo, quando rimontate, quando arrivate a questo livello qui, quindi voi quando arrivate a questo percorso che non sapete bene come applicare le rondelle, adesso c'è il video su questo modello, poi devo farlo anche sugli altri. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.